Per Natale ci sono libri e libri. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh già ragazzi, Natale alle porte e dobbiamo fare i regali. E molto spesso a Natale si regala un libro. Beh, quest'anno non ci sono dubbi. Il libro da regalare è Il ricettario dell'arte che trovate in tutte le librerie e in tantissime librerie online. E vi lascio qua giù in info box i riferimenti per acquistarlo velocemente. Un libro bellissimo scritto da un'autrice bravissima, dolcissima, simpaticissima, vi farà fare una figura bellissima. Compratelo anche perché costa pochissimo, meno di 20 euro, di conseguenza molto meno di 20 euro perché il prezzo di copertina è 18,90, quindi molto meno, nel senso diciamo che non è 19,99, ecco questo intendevo. A parte questa intro prodomomea, passiamo all'oggetto del video vero e proprio. Ci sono però dei libri che stanno lì in libreria a prendere polvere per anni, che non abbiamo il coraggio di aprire perché sono pesanti, che sono libri vecchissimi che non sfogliamo da decenni. E che cosa ce ne facciamo di queste cose? E magari abbiamo decine di regali da fare e pochi soldini nel portafogli. Allora quei libri sono quello che fa per noi, specialmente se hanno una bella copertina rigida e telata, sono proprio una cosa fantastica da recuperare e trasformare in un dono meraviglioso. Non ci credete? E allora, prima di passare di là, cliccate su iscriviti e sulla campanella e adesso tutti pronti a spostarci sul piano di lavoro di Arte per te per trasformare un libro inutile nel grande libro del Natale. Ed ecco l'occorrente per il mio libro di Natale. Idea vista su Instagram, solamente vista, senza nessuna spiegazione, sono risalita a tutti gli ingredienti per poterlo rifare con voi. Allora, acrilico dorato per pitturare la copertina di un libro, forbicine e tagliabalza, stuzzicadenti, pennello e tre stelline dorate. Un libro dalla copertina rigida, uno di quei libri che avete in libreria e non aprite da almeno un ventennio. Ecco, questo è il caso di questo libro, che non solo non apro da un ventennio, ma che penso di non aprire per il futuro ventennio, e quindi lo utilizzo per questo lavoro. Se ha le pagine ingiallite, ancora meglio. Io userò anche degli acquerelli dorati. Ve li mostro, sono i Pearl Color della Coliro. Ottima idea come regalo di Natale. Non ve li ho fatti vedere nell'ultimo video sui regali di Natale perché ve li ho suggeriti l'anno scorso, ma tutti i video dei regali di Natale di Arte per te sono senza scadenza, quindi andateveli a vedere tutti per avere idee originali e brillanti per regalare qualcosa di bello ai vostri amici, parenti, amori, artisti o a voi stessi. Con line stick, nastrino, non so se lo userò rosso dorato e li ho presi tutti e due. Idem per le perline o strass, non so se utilizzerò guarnizioni dorate tutte e due o solo rosse, lo scopriremo facendo il lavoro. E poi i protagonisti della scena del mio Natale, i dei bambini che ho preso estrapolando, cercando le silhouette su internet, e le ho trovate. Bene, questi saranno i protagonisti del nostro libro, poi vi dirò come. Contornati da un bellissimo lampadario, anch'essi li ho scaricati da internet, e per fare il lavoro ho scelto questo, che come vedete è più scuro perché ho ripassato tutto quanto a penna. E poi mi servirà anche un orologio che ho scaricato sempre da internet, questo qui. Avrei fatto questo libro disegnando questi elementi, però mi sono detta, se io li disegno mi diranno tutti che è molto difficile e non lo farà nessuno, quindi ho deciso di farlo come lo farebbero la maggior parte delle persone, cioè a collage. Questi li trovate sulla pagina Facebook di Arte per te nell'album Libro di Natale. Vi lascio il link qui giù in info box dove c'è la scritta mostra altro. Come prima cosa dipingiamo il nostro libro. Quindi prendiamo un acrilico dorato, potete ripassarlo anche a bomboletta, non è un problema. Un goccino d'acqua che io ho sempre a portata di mano, la mia è un colore azzurro,
perché stavo facendo delle altre cose prima, ma non importa, tanto lo userò quasi asciutto e passerò su tutta la mia copertina. Se invece trovate un libro rosso, potete già lasciarlo così e coprire magari solamente le parti scritte. E adesso chiudo il libro, prendo gli acquerelli. A questo punto abbiamo finito di dipingere il nostro libro ed è venuto così questo mattoncino dorato meraviglioso. Adesso apriamolo più o meno, vediamo quante pagine ha in tutto. 215, quindi ha 107, ecco qua, siamo al centro. Proprio qui, li metto più in qui. Adesso prendiamo, dividiamo il libro in tre parti uguali, diciamo così. E adesso cominciamo a piegare. Allora, ho piegato l'ultima pagina già a forma di alberello di Natale e adesso vi faccio vedere come piegare tutte le pagine per creare un bellissimo albero di Natale. Allora, pieghiamo così, ripieghiamo, io mi aiuto sempre con la stecca d'osso per appiattire molto bene le pieghe, ripieghiamo così, a un certo punto avanzerà questo triangolino, lo pieghiamo in su e poi lo riportiamo dentro, così, e giriamo pagina e facciamo la seconda, pieghiamo, ripieghiamo, tiriamo in su e portiamo in dentro e continuiamo così con tutto il settore centrale del libro. Vi ricordate che lo abbiamo diviso in tre parti? Bene, la parte centrale piegatela tutta a mo' di albero di Natale. Ok, giunti a questo punto dobbiamo fare un'altra cosa. Chiudiamo tra di loro le pagine dell'albero. Molto velocemente unisco insieme con un po' di colla stick un bel po' di pagine. Ripasso semplicemente i margini così. Posso usare qualunque tipo di colla, ho detto la stick, ma posso usare anche l'aceto vinilica usata in forma molto delicata. Adesso dobbiamo tagliare una sezione di pagine all'interno, cioè da soltanto la parte scritta, vi faccio vedere, e dobbiamo portare via
una quindicina di pagine. Quindi io passerò 3 volte il tagliabalza in ogni segmento 3 e non conterò le pagine che porto via perché non mi interessa più di tanto, so soltanto che devo lasciare una scanalatura sul libro. Adesso mettiamo da parte questo e prendiamo una delle fotocopie che ho stampato. Voi la troverete su Facebook, sezione foto, nell'album Il libro del Natale. Ritagliamo i bambini e ad uno ritagliamo le figure. A questo punto ho ritagliato ed riannerito i pezzi perché alcune fotocopie erano un po' deboli e comincio ad attaccare tutti i miei pezzetti. Riprendo il piattino con la colla vinilica oppure la colla stick, anzi meglio la colla stick, fa meno danni. Metto qui per esempio il mio orologio, così. E lo aggancio, lo passo sulla colla e lo attacco dove voglio che stia. E adesso tocca ai bimbi. Allora lui lo metto qui a cavallo della pagina, quindi sporco prima tutti i pezzi. Il testone, la manina e lo attacco qui. La sua sorellina, vediamo, adesso devo anche aprire l'albero per capire fino a dove arrivare. Bene, la sua sorellina invece la metto qui più protesa verso l'albero, così. Voilà, e la faccio protendere verso l'alberello. Adesso però l'albero va addobbato, non possiamo lasciarlo così scarno, e allora mettiamo un nastrino. Adesso attacco un lembo del nastrino da una parte e poi corro attorno all'albero, ecco, così. Quindi macchio le paginette di colla poco poco, giusto per fare attaccare quella, il nastrino. E su questo attacchiamo il fiocco. Prendiamo le palline dorate e attacchiamole qua e là in giro per l'alberello. Guardate che bello, però io sono ombretta e senza puntale non si va da nessuna parte. Allora possiamo o metterlo così piatto oppure farlo 3D piegando le stelle, ma sapete che vi dico, mi piace piatto, quindi prendo 2 stelline, le bagno con la colla, anzi in una metto la colla, così. Prendo lo stuzzicadenti e lo infilzo nel mezzo, così.
Del resto anche sul mio albero è piatta. Prendo un'altra stella e l'appoggio. E adesso metto un bel po' di colla sullo stuzzicadenti e lo faccio calare qui nel dorso del libro. Voilà! Messo! Facciamo giusto un regalino. Regalino messo, adesso aspetto che si asciughi, faccio le foto e questo è un regalo perfetto per gli amici, un regalo super low cost ma super bellissimo, un oggetto d'arredo che impreziosisce casa in modo classico, elegante e di grande atmosfera. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, ma prima di andartene lascia un pollice in su. Grazie, ci vediamo subito dopo le foto, ciao! Ora ditemi se non è un oggetto romantico e stupendo da regalare a chiunque. Bene, spero che questa idea che ho estrapolato da un vecchio ricordo di Instagram vi piaccia. Fatene tanti, potete farli anche con soggetti differenti. Io vidi questo, mi piacque. Preparatene tanti e regalateli, non ci vuole veramente niente. In due orette si fa. Bene, quindi pollice in su se questo video vi è piaciuto, venitemi a trovare su tutti i miei canali. Due cuori una cappa è il mio canale di cucina dove sto proponendo delle ricettine carine e facilissime per questo Natale. Ombretta è il mio canale di lifestyle che con i suoi contenuti vi tiene sempre compagnia. Su TikTok, nuovo arrivato di quest'anno, e naturalmente in tutte le librerie con il ricettario dell'arte. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Buona preparazione al Natale, ciao!